Centro Gomme Colle Strada di Persichini Luigi. Assistenza esclusiva e professionalità dal 1945. Vendita, ricambio e montaggio pneumatici. Deposito gomme, convergenza di ultima generazione e una vastissima gamma di pneumatici di prima scelta garantiti delle migliori marche, a prezzi vantaggiosi e convenienti. Siamo convenzionati con le migliori società di autonoleggio. Da noi trovi anche un autolavaggio self-service 24 ore. Vieni a trovarci in via della Valtiera 84. Alfieroni va in scena il big match di giornata, Ellerangelana, una partita chiusa che conferma la bravura dell'Angelana nella fase difensiva. Solo 2 gol subiti nelle prime 6 giornate di campionato, Ellera che non riesce a trovare la rete per la seconda partita consecutiva e rimane ancorato a 6 punti in classifica. Prima palla gol della gara che arriva al 13esimo, confusione in area e sfera che arriva sui piedi di Leonardo Bocci. Serve il miglior Segoloni ad evitare il gol del vantaggio giallorosso. Proteste poi degli ospiti per un presunto tocco di mano in area. Per il fischietto di Città di Castello non c'è però nulla. Angelana schierata da Cotroneo con un 4-3-2-1 con Battistelli fra i pali, Pauselli, Bocci, Melillo e Bolletta a comporre il reparto arretrato, Vitaloni, Gabrielli e Bartolini in mediana, i grandi ex Colombi e Luparini alle spalle di Confessore. Ellera che risponde con un 4-3-3, con Segoloni in porta, Tugliani, Consonni, De Palma e Bartoli in difesa, Mennini, Indedi e Campelli in cabina di regia, Piccioli, Rossi e Bocci nel tridente. A 3 minuti dalla fine del primo tempo l'Angelana cerca il gol del vantaggio da calcio piazzato, la punizione di Colombi sorvola però di molto la traversa. Dopo 2 minuti di recupero termina una prima frazione di gioco abbastanza spenta, con le riprese e il montaggio di Mario Sacchetti passiamo ai secondi 45. A 7 minuti dall'inizio del secondo tempo l'Ellera prova a sbloccarla, gran tiro dalla distanza di Indedi, la sua conclusione esce però larga sul fondo. Al 21esimo è Colombi a far tremare i corcianesi, cross perfetto dalla destra disegnato da Pauselli, l'incornata del numero 10 giallorosso è però di poco fuori misura, la sblocca 10 dalla fine l'Angelana, gran recupero di Bartolini che serve poi al centro un solissimo Colombi che batte Segoloni per il più classico del gol dell'ex. Al 40esimo protestano i padroni di casa per un presunto fallo in area sul subentrato Boldrini, Bartolucci fa però correre. A 2 dallo scaliere Tempesta si divora il gol del pareggio, il suo colpo di testa esce infatti di pochissimo alla destra di Battistelli. Termina così Alfieroni, Angelana batte Ellera 1-0, giallorossi che rimangono in vetta dopo il pareggio fra CF Foligno e Tavernelle. Luca Bisalolagno, è stata una partita difficile contro una grande squadra, è un peccato perderla così nel finale? Assolutamente sì, hai detto bene, contro una grande squadra, una squadra che mi è piaciuta molto, organizzata, un allenatore molto bravo che sta facendo molto bene. Abbiamo giocato alla pari, mi avviso, abbiamo commesso un errore, però se no a livello di squadra c'è stato, secondo me siamo stati in gara con loro, insomma la partita poteva terminare in pareggio, insomma ecco, noi abbiamo commesso un errore che loro non hanno commesso, però dispiace perdere una settimana di lavoro così, dispiace molto, però questo è il calcio, ci dobbiamo rimboccare le maniche per ripartire subito a Castiglione del Lago. Mister Cotroneo, è stata una partita equilibrata contro una squadra ben organizzata, una partita un po' chiusa, è stato bello per voi vincerla così nel finale con un gol dell'ex di Colombi. Ma per me è stata una partita bellissima per il semplice fatto che tutte e due le squadre abbiamo giocato a calcio. Io penso che partite belle come queste in eccellenza purtroppo se ne vedono tante poche. Va dato merito all'Ellera che ha giocato sin dal primo minuto sin all'ultimo come noi. È stata una partita molto equilibrata anche se nel primo tempo ne abbiamo avuto qualche occasione per passare in vantaggio, loro sono stati bravi a non darci altro modo per passare in vantaggio, però ripeto, la felicità sta nel aver visto giocare a calcio entrambe le squadre, quindi faccio i complimenti a Bisella e a tutta la squadra e poi ai miei ragazzi che sono stati splendidi a crederci sino alla fine e a portare a casa 3 punti fondamentali.